Buongiorno a tutti e buon giovedì 11 novembre 2021, benedetto sia il nome del Signore. Ho appena concluso una diretta su Facebook, ho cantato per un'ora e mezza, ho lodato il Signore e sono un po' senza voce, però abbi pazienza, ecco, mi capirai lo stesso, ecco, non è che se n'è andata del tutto la mia voce. Però ecco, vogliamo apprestarci ad ascoltare questo messaggio di questa mattina e ti preannuncio che è una testimonianza e verrà suddivisa in due video. La prima parte l'ascolteremo questa mattina, la seconda parte l'ascolteremo domani. Questo non l'ho scelto io, ma è una predisposizione del calendario cristiano. Quindi ascoltiamo la testimonianza di questo fratello, è un fratello che è stato perseguitato a motivo proprio dell'Evangelo, e vediamo cosa ha di raccontarci. Ma prima vogliamo leggere la parola di Dio che dice così. Udii la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Allora io risposi: eccomi, manda me. Questo testo lo troviamo nel libro del profeta Isaia, capitolo 6, versetto 8. Ed ancora, come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentire parlare se non c'è chi lo annunci? Lettera ai Romani, capitolo 10, versetto 14. Il titolo di questa meditazione biblica è questo: scelto per servire Dio in prigione. Ero molto tormentato dai problemi dei miei compatrioti che pativano gravi sofferenze a causa della dittatura. Si sapeva di predicatori giustiziati, di credenti messi in prigione e torturati, di Bibbie date ai roghi. Decisi di andare a far visita ai cristiani che vivevano in località isolate proprio per incoraggiarli e per dare loro delle nuove Bibbie. Ma per raggiungere uno di questi luoghi fui costretto ad aggregarmi a un convoglio di altre auto perché era troppo pericoloso viaggiare da sole. Ecco che il convoglio fu fermato a un posto di blocco. Soldati armati fermarono anche me, mi confiscarono tutto, l'auto, gli effetti personali, i soldi e tutte le Bibbie. Poi mi fecero salire su un veicolo militare e mi portarono in prigione. E la prima domanda che posi a Dio fu proprio questa: ma Signore, perché proprio a me che voglio servirti? E scusa Signore, come faccio a servirti se mi trovi in prigione? Ecco che allora mi ricordai di un incontro con alcuni predicatori di quella regione, molto preoccupati per le numerose persone che si trovavano in carcere. Avevamo deciso di pregare e di chiedere a Dio di riempire qualcuno d'amore per quei prigionieri e di mandarlo ad annunciare loro l'Evangelo della salvezza. In quel momento mi resi conto che ero proprio io la persona che avrebbe portato loro l'Evangelo. Ascolta bene, noi possiamo diventare la risposta alle nostre stesse preghiere, proprio come è stato per questo credente che assieme ad altri credenti pregavano e dicevano magari: Signore, manda qualcuno in quella prigione perché ci sono dei figliuoli, ci sono dei cristiani. Signore, riempi qualcuno di Spirito Santo, riempi qualcuno di amore e fa che possa andare in quella prigione per incoraggiare i credenti, per parlar loro, per dargli delle Bibbie, per pregare insieme. E mentre che lo facevano, Dio ha ascoltato la loro preghiera e uno di loro si è trovato proprio a realizzare che quella preghiera era stata esaudita con la sua vita. Lui era colui che stava andando in carcere e avrebbe dovuto fare un lavoro nel carcere. Grazie a Dio che se ne è reso conto, perché se non se ne fosse reso conto sarebbe stato veramente difficile. Infatti stava iniziando a fare delle domande al Signore: ma perché io? Ma perché proprio in carcere? Ma ecco, quando noi invece poi realizziamo che Dio ha un proposito per ognuno, ecco che allora la pace di Dio invade il nostro cuore e troviamo le giuste risposte. Ci vediamo domani che prosegue questa testimonianza, così vediamo come va a finire questo predicatore che entrerà in questa prigione, cosa farà e cosa succederà. Dio vi benedica e buona giornata. Pace del Signore!